Vi sentite sì. Allora niente, in rappresentanza dell'ordine dell e della Fondazione Forense, un saluto a tutti e in particolare un ringraziamento ai relatori che hanno consentito di venirci a parlare di un argomento importante, un po' specifico e molto, e molto di attualità. Ehm, approfitto solo per dirvi una cosa, io spero che quindi l'affluenza qui oggi sia dovuta all'interesse degli argomenti della materia, dei relatori e non soltanto alla... La conquista e l'acquisto di alcuni crediti formativi, a proposito dei quali vi devo dire che, forse lo sapete già o alcuni di voi lo sanno, sono stati aperti dal Consiglio dell'Ordine necessariamente e doverosamente un certo numero di procedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi che per ora abbiamo preso, abbiamo scelto e eh, l'abbiamo aperto nei confronti di chi addirittura zero crediti formativi che ha proprio zero, zero è un po' poco, e anche chi ne ha pochissimi, ma addirittura zero in corsi di deontologia. Poi aspettiamo dall'alto, quando si dall'altro, dall'alto non si capisce mai se è dal CNF, non so da chi, una specie di graduazione, per vedere se e come aprire i procedimenti disciplinari nei confronti degli altri colleghi ai quali mancano un po' di punti e faremo una cosa proporzionale a quanti punti mancano anche in relazione alle sanzioni poi eventualmente da applicare. Ecco, questo lo dico come memento, come promemoria. Detto questo io passo la parola ai relatori che vi tratteranno su questo argomento. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Il tema che abbiamo scelto per questo seminario è il tema degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori nella situazione di crisi dell'impresa. Il tema è certamente molto attuale, come purtroppo è attuale la frequenza con cui si manifestano crisi di impresa e quando cominciano a manifestarsi situazioni di crisi, uno dei problemi più grossi che oh, ci si trova ad affrontare e che costituisce anche oggetto dei quesiti che vengono rivolti a, al consulente legale, eh, eh, è proprio quello di quali sono i comportamenti da tenere per non rincorrere in responsabilità, quali sono gli obblighi che sorgono dal fatto che si manifestino situazioni di forte difficoltà economica che preludono a una crisi o a una insolvenza prospettica. Eh, il problema è complicato dal fatto che in realtà eh, non esiste una eh, normativa di riferimento a cui, eh, eh, a, a cui richiamarsi per una eh, definizione del, di questi doveri, di queste responsabilità. O per meglio dire, esistono eh, diciamo abbastanza chiari indici normativi dei comportamenti da tenere quando ci troviamo di fronte a una situazione di insolvenza conclamata. Ma i problemi più grossi si pongono invece nella situazione in cui comincia a manifestarsi la crisi d'impresa e, eh, e questo è il momento in cui occorre adottare eh, determinate decisioni e nell'adottare queste decisioni occorre verificare se vi siano eh, comportamenti doverosi, in particolare comportamenti doverosi a tutela degli interessi dei creditori. E' questa, è questo periodo che eh, in qualche modo... Prelude a una situazione di crisi più profonda, a una situazione di insolvenza, e quello in cui eh, sorgono le maggiori incertezze. E quella, quella zona, quel periodo che eh, gli anglofoni chiamano Twilight Zone, che non è la, la zona del crepuscolo in cui escono i vampiri, no? come la, la famosa saga cinematografica, però, è un periodo in cui si materializzano degli incubi, certamente. E sono gli incubi che appunto vengono agli organi sociali, agli amministratori e ai sindaci riguardo ai comportamenti corretti da tenere a fronte delle manifestazioni di, di crisi. Quindi il problema è, innanzitutto, quello di, di comprendere quali possono essere eh, gli obblighi e le relative responsabilità, qual è il grado di discrezionalità nelle scelte che eh, gli amministratori si trovano ad operare per cercare di affrontare e risolvere. La crisi d'impresa. Eh, questa zona grigia di cui eh, vi sto parlando viene individuata oggi essenzialmente nel momento in cui si manifestano indici che, fanno, eh, che mettono in pericolo la continuazione dell'attività aziendale. Il tema della continuazione dell'attività aziendale è un tema più ricorrente, quello sulla base del quale viene individuata quella zona grigia eh, con riferimento alla quale occorre stabilire quali siano i comportamenti da tenere e quale sia il grado di considerazione che gli amministratori devono dare, in particolare agli interessi dei terzi, in particolare agli interessi dei creditori. Ecco, eh, il primo punto su cui vorrei intrattenervi è proprio quello della individuazione di questa zona grigia. Cioè, quando si parla di venir meno della continuità aziendale a che cosa in realtà si fa riferimento. E qui eh, innanzitutto credo che valga la pena di richiamare il concetto di continuità aziendale che ci deriva dalla disciplina contabile. Eh, la continuità aziendale è un presupposto fondamentale per le valutazioni di bilancio. Eh, L'articolo 2423 eh, bis individua tra i principi a cui occorre attenersi nella redazione del bilancio il principio della continuazione dell'attività. Cioè le valutazioni di bilancio devono essere fatte nella prospettiva di continuazione dell'attività. Quindi troviamo questo principio della continuazione come un principio fondamentale, fondante, la disciplina contabile delle valutazioni. Che sta a significare che qualora venga meno la eh, continuità aziendale, ovvero sia il rischio che venga meno la continuità aziendale, le valutazioni di bilancio devono essere differenti rispetto a quelle che si adottano in regime di continuità. Questo è quello che è affermato appunto dal Codice Civile, ma che troviamo affermato nei principi contabili eh, internazionali allo IAS 1. E come si fa a stabilire se eh, eh, vi sono indici che fanno pensare che possa venire meno o addirittura sia venuta meno la continuità aziendale. Anche qui eh, è la disciplina contabile che ci aiuta a comprendere quali possono essere questi indici eh, che sono stati elaborati soprattutto dagli studiosi di contabilità e di economia aziendale. C'è un documento che sotto questo profilo è... Eh, Particolarmente interessante che è il documento di revisione numero 570 che si occupa appunto del tema della continuità aziendale. Eh, il, il documento a cui faccio riferimento è il documento elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e in particolare dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione. Ora, se noi andiamo a vedere eh, rapidamente, non vi voglio Uh, con intrattenere troppo lungo su questi aspetti di carattere più come dire, tecnico aziendale, se andiamo a vedere quali sono gli indicatori a cui occorre fare riferimento per verificare se ci può essere il rischio del venir meno della continuità aziendale, troviamo indicatori di natura finanziaria, per esempio un deficit patrimoniale eh, o di capitale circolante netto negativo. Uh, prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive di rinnovo o di rimborso, uh, incapacità di saldare i debiti alla scadenza, incapacità di ottenere finanziamenti, dal punto di vista gestionale perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni, di fornitori importanti. Questo è un dato che caratterizza per esempio parecchie delle nostre aziende che operano all'interno di una filiera produttiva. Aziende che operano all'interno della filiera produttiva vuol dire che fanno pezzi, tanto per intenderci in maniera molto semplice, di quella che è una produzione più complessa e le fanno sulla base di un'unica spesso committenza o di poche committenze. È chiaro che nel momento in cui il committente cessa di acquistare o riduce fortemente i suoi acquisti, questo si traduce in un calo fortissimo del fatturato a fronte magari di costi fissi che rimangono sostanzialmente identici. E questo è un indice di natura gestionale, eh, poi ci sono indici di natura patrimoniale, cioè il fatto che eh, ci sia stata una perdita che abbia intaccato fortemente il capitale sociale eh, o addirittura l'abbia portato al di sotto del eh, limite legale. Devo dire che non tutti questi... Indici che fanno pensare che vi sia il rischio che venga meno la continuità aziendale hanno normalmente lo stesso peso. Voglio dire che gli indici di natura finanziaria normalmente hanno più incidenti degli indici di natura patrimoniale. E, e lo, eh, confermo questa affermazione con, eh, facendo riferimento a, al caso in cui vi sia una eh, impresa che ha una dotazione patrimoniale rilevante ma non liquida. Quindi la mancanza di liquidità se non è supportata da eh, finanziamenti esterni è un elemento che eh, fa preludere in via prospettica ad una possibile situazione di insolvenza, al possibile venir meno della continuità aziendale. Questo concetto di continuità aziendale che rapporto ha con eh, i presupposti delle procedure concorsuali. Eh, presupposti delle procedure concorsuali quali sono? Sono, per quanto riguarda il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, lo stato di crisi. Per quanto riguarda il fallimento, come tutti, tutti sanno, l'insolvenza. Stato di crisi che cos'è? Che cosa significa? Molto si è discusso sul concetto di stato di crisi e... Sul modo con cui lo stato di crisi si manifesta. C'è chi ha sostenuto, per esempio, che lo stato di crisi null'altro è che una situazione di insolvenza, che si caratterizza rispetto alla insolvenza tipica del fallimento per il fatto di essere reversibile, e richiamando in questa maniera un po' eh, quello che era il presupposto dell'amministrazione controllata, la temporanea difficoltà di adempiere che veniva considerata da molti come una insolvenza, anche se un'insolvenza diciamo, reversibile. Eh, questa tesi eh, in realtà non è accolta dalla, dalla eh, dottrina, ma anche dalla giurisprudenza prevalente. La insolvenza certamente è ricompresa nel concetto di crisi, lo dice la stessa legge fallimentare, che lo stato di crisi ricomprende li anche l'insolvenza nel momento in cui Individua la insolvenza in un sottoinsieme dell'insieme con cui possiamo raffigurare lo stato di crisi. Evidentemente questa coincidenza eh, tra insolvenza e stato di crisi è una eh, coincidenza che non, non convince. E invece, credo proprio che quando noi parliamo di stato di crisi andiamo a vedere come viene normalmente identificata. Eh, da chi ha studiato eh, eh, l'argomento, vediamo che mh, quegli elementi con cui viene ricostruito lo stato di crisi si avvicinano molto agli indicatori che abbiamo visto prima che eh, eh, servono a stabilire se vi sia il rischio di perdita della continuità aziendale. Perché in realtà come viene individuata lo stato di crisi da chi non ritiene che... Con, che coincida con una situazione attuale di insolvenza, viene individuato come sostanzialmente una insolvenza prospettica, cioè il rischio che si verifichi una situazione di insolvenza. Ma quando poi si va a analizzare gli indicatori sulla base dei quali occorre verificare se esiste questo rischio, come si fa a, a, a individuare il momento nel quale eh, eh, la, eh, si verifica lo stato di crisi, vediamo che gli indicatori sostanzialmente sono i medesimi. Si dice che sul piano economico può essere una drastica perdita di fatturato di quote di mercato in presenza di uno strutturale eccesso o di rigidità di produzione. Cosa vuol dire? La stessa cosa che abbiamo visto prima, cioè un calo del fatturato che è dovuto a fattori così, di mercato a fronte di una struttura produttiva che è rigida, quindi non consente di adattare i costi alla uh, riduzione forte dei ricavi. E questo era quell'indice gestionale a cui si faceva riferimento prima. Sul piano finanziario un grave peggioramento della posizione finanziaria, un decremento dei flussi di cassa tali da fare prevedere un'insorgenza di un problema di uh, liquidità sul piano patrimoniale perdite tali da incidere in maniera rilevante sul valore del capitale netto e della garanzia per i creditori. Quindi come vedete di fatto quando noi parliamo di, di rischio di perdita di continuità aziendale già individuiamo, almeno questo a mio avviso, il concetto di stato di crisi che è eh, quello eh, che può costituire eh, il presupposto per eh, il ricorso ad una procedura concorsuale. Bene, chiarito questo, eh, vediamo qual è il comportamento che gli organi sociali sono tenuti ad avere, quali sono gli obblighi e le responsabilità. Ma prima di entrare nel merito del contenuto di questi obblighi e di queste responsabilità, credo che la, il problema che vada preliminarmente affrontato è quello di stabilire quali sono gli interessi che... Uh, occorre tutelare quali sono gli interessi che uh, gli, eh, il, gli amministratori uh, sono tenuti a uh, proteggere quando si manifesti una situazione di uh, crisi, di venir meno della continuità aziendale. E come vi dicevo uh, introducendo l'argomento, in realtà noi non abbiamo uh, indici normativi chiari di riferimento che consentano di sostenere che gli amministratori nel momento in cui si verifica una crisi devono tenere conto, adeguatamente conto, dell'interesse dei creditori e quindi compiere le proprie eh, scelte, le, adottare le proprie decisioni eh, cercando di tutelare anche gli interessi dei creditori. Eh, solo quando vi sia una situazione di insolvenza conclamata possiamo eh, individuare indici normativi che ci fanno capire eh, qual è il, il, diciamo, eh, 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 il comportamento che gli amministratori devono tenere sotto il profilo degli interessi oggetto di tutela. Eh, nel nostro ordinamento non ci sono disposizioni come esistono in altri che prevedono che qualora si verifichi l'insolvenza ci sia l'obbligo di chiedere il fallimento. Eh, questo obbligo di chiedere il fallimento, per esempio, è previsto, ci sia un obbligo di chiedere il fallimento entro un periodo determinato. Questo obbligo di chiedere il fallimento entro un periodo determinato è previsto per esempio nell'ordinamento tedesco. La legge fallimentare tedesca stabilisce che qualora si verifichi un'insolvenza entro 21 giorni eh, gli amministratori devono chiedere il proprio fallimento. Eh, la, una norma analoga noi troviamo in Francia. Cambia solo il periodo di tempo che mi pare se non ricordo bene sia di 45 giorni. Lo troviamo in Spagna, in Austria, dove si dice che gli amministratori entro 60 giorni devono eh, chiedere il proprio il fallimento dell'impresa. Noi non abbiamo una norma di questo genere, mi verrebbe da dire per fortuna, eh, perché è una norma molto rigida, cioè pone obblighi molto severi a carico degli amministratori, lasciando loro come dire, anche poco spazio per la scelta di strumenti di composizione della crisi eh, di tipo alternativo. Però questo non vuol dire che non sia ricavabile anche nel nostro eh, ordinamento un dovere degli amministratori di attivarsi per eh, comporre la crisi e un dovere degli amministratori anche di chiedere il proprio fallimento. Da cosa, da cosa eh, ricaviamo questo dovere? Beh, innanzitutto dall'articolo 217 della legge fallimentare che regola il reato di bancarotta semplice. Questa norma prevede due condotte che configurano il reato di bancarotta semplice e che assumono rilievo ai fini di dare risposta al problema che ci siamo posti. La prima è quella che stabilisce che Incorrono eh, nel reato di bancarotta semplice, incorre nel reato di bancarotta semplice l'imprenditore, ma la norma poi si applica anche agli amministratori, che compie operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento. La seconda è quella che stabilisce che, eh, che punisce l'imprenditore e gli amministratori della società che eh, abbiano aggravato il dissesto a causa della mancata tempestiva richiesta di fallimento. Quindi da questa norma che cosa sostanzialmente ricaviamo? Che nel, qualora si verifichi un'insolvenza certamente scatta in capo agli amministratori della società un obbligo di richiedere il fallimento improprio o quantomeno di attivarsi per ricorrere ad una procedura concorsuale che potrebbe essere alternativa al fallimento. L'articolo 217 ragiona in termini di fallimento, però noi sappiamo che il fallimento non è l'unica procedura concorsuale attraverso la quale può essere composta l'insolvenza dell'impresa. Anche il concordato preventivo è una eh, procedura concorsuale che è prevista per l'insolvenza. Tant'è vero che lo stesso articolo 160, quando individua lo stato di crisi, dice stato di crisi e anche l'insolvenza. Quindi in realtà. Forse l'articolo 217 va letto eh, in questa maniera, cioè eh, esiste un vero e proprio dovere di eh, porre in essere, cioè attivare quella procedura concorsuale che consente di eh, comporre la, eh, la crisi, comporre l'insolvenza dell'impresa. Qui si apre un problema immediatamente che credo eh, non facciate fatica a cogliere, cioè... Ma a fronte di una situazione di insolvenza conclamata, gli amministratori devono preferire il fallimento, si devono orientare invece a valutare come prima l'ipotesi concordataria. Questo è un tema che certamente è di notevole interesse, perché se non ha, per due ragioni. La prima è che se noi andiamo a leggere la legge fallimentare. Un modo con cui possiamo interpretare la nuova disciplina fallimentare, non da tutti condivisa, ma a cui io credo abbastanza, è che nella nuova legge fallimentare il fallimento sia una procedura residuale, e cioè una procedura a cui eh, ricorrere quando non sia possibile comporre la crisi di impresa in maniera diversa. Ora, a fronte di un'insolvenza conclamata, L'alternativa non può essere quella di, un di, di tentare un accordo di ristrutturazione, a mio avviso perché l'accordo di ristrutturazione fa parte di quell'area di composizione delle, della crisi che eh, eh, non interviene quando esiste una eh, insolvenza conclamata. né ha un piano di risanamento di quell'articolo 67 della legge fallimentare. Però certamente l'alternativa a far ricorrere a un concordato preventivo o a una procedura fallimentare è eh, eh, sicuramente eh, presente nella legge e forse, forse si potrebbe anche sostenere che in primo luogo eh, gli amministratori dovrebbero valutare l'opportunità di ricorrere a una forma di composizione negoziale della crisi, qual è il concordato, che è certamente privilegiata sotto molti profili rispetto alla disciplina fallimentare nella stessa legge fallimentare. Come vedete eh, qui abbiamo un riferimento normativo che eh, ci consente quantomeno di dire che gli amministratori si devono attivare, si devono attivare nell'interesse dei creditori, qualora si verifichi una situazione di insolvenza, si devono attivare per chiedere il fallimento o in alternativa il concordato si tratta di vedere qual è il grado di discrezionalità di cui possono godere nella scelta dell'uno o dell'altra procedura. Il problema diventa invece molto più complesso quando non vi sia una insolvenza conclamata, ma vi sia quello stato di crisi che noi abbiamo identificato parlando di eh, venir meno o di rischio di venir meno della continuità aziendale. Qui innanzitutto eh, c'è da chiedersi ma il, eh, in una situazione di questo genere gli amministratori si devono attivare per individuare il percorso migliore per superare la crisi nell'interesse dei creditori o esclusivamente nell'interesse dei soci, della società. Quindi il primo problema è quali sono gli interessi che in quel momento eh, gli amministratori sono chiamati a tutelare. Normalmente quando noi parliamo del. Della, eh, diciamo del, delle funzioni dell'organo amministrativo, noi diciamo che l'organo amministrativo, come dice del resto eh, eh, anche la legge, deve eh, gestire l'impresa compiendo gli atti necessari per la realizzazione dell'oggetto sociale e eh, nell'interesse di chi? Essenzialmente nell'interesse dei soci. Questo agire nell'interesse dei soci, io naturalmente opero delle semplificazioni perché se c'è un concetto complicato è quello dell'interesse sociale, però eh, almeno nella nostra tradizione l'interesse sociale viene sostanzialmente identificato con l'interesse comune dei soci. Quando si verifica una situazione di crisi cambia, eh, cambiano i riferimenti per eh, l'amministratore si deve fare carico anche degli interessi dei creditori o addirittura deve farsi carico in maniera prevalente degli interessi dei creditori. Ecco, questa seconda eh, diciamo, interpretazione è quella che oggi tende a prevalere, cioè tende a, a prevalere la tesi che ritiene che nel momento in cui si verifica una situazione di crisi d'impresa, gli amministratori sono tenuti ad effettuare le scelte necessarie per Tentare di superare la crisi di d'impresa tenendo conto eh, in maniera rilevante dell'interesse dei creditori. Cosa vuol dire tener conto dell'interesse dei creditori? E vuol dire fare scelte che eh, non comportino un aggravamento del rischio per i creditori. Questo. Ehm, quindi sostanzialmente sono tenuti ad un comportamento che potremmo definire più conservativo rispetto al comportamento che potrebbero tenere nella normale gestione dell'impresa. Da cosa si può desumere l'esistenza di un dovere di attivarsi nell'individuazione dei percorsi di superamento della crisi nell'interesse dei creditori? Quali sono i riferimenti normativi che possiamo cui possiamo fare riferimento per individuare la fonte di questo dovere, dopodiché sulla base di quello individuarne anche il contenuto. E qui devo dire che nonostante appunto nel dibattito più recente ci sia una sostanziale concordia sul fatto che al verificarsi di una situazione di perdita o di rischio di perdita della continuità aziendale gli amministratori devono operare tenendo conto degli interessi dei creditori, eh, non c'è invece, non si accompagna invece una eh, uniformità eh, per quanto attiene eh, eh, l'individuazione della fonte di questo obbligo. Per esempio si è detto che questo rientra nel dovere di diligenza dell'amministratore nell'esecuzione eh, dell'incarico gestorio. Tesi che mi pare assolutamente poco convincente per una ragione molto semplice: che la diligenza è il criterio con cui si misura l'adempimento ai doveri di legge, quindi in primo luogo con l'individuare l'esistenza del dovere, poi per verificare se questo dovere viene adempiuto in maniera corretta. Un secondo concetto a cui si fa riferimento è quello della corretta amministrazione. Da cosa nasce il principio della corretta amministrazione? Dove lo troviamo noi nel nostro ordinamento societario? Il nostro ordinamento societario si fa riferimento al principio della corretta eh, amministrazione nella disciplina che regola la responsabilità del capogruppo. Nel capogruppo, nei gruppi di società, nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento deve attenersi ad un principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, così dice la norma. Eh, dalla mancata osservanza dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale deriva una responsabilità. Questa responsabilità nei confronti di chi è? responsabilità è nei confronti di soggetti che sono soggetti terzi rispetto alla società capogruppo. Sono i soci di minoranza delle società controllate, sono i creditori delle società controllate. Quindi abbiamo eh, diciamo un riferimento normativo ad un principio di corretta amministrazione che viene dettato, in questo caso, non a tutela di un interesse dei soci della società, Capogruppo, ma a tutela dell'interesse di soggetti terzi che sono i creditori delle società controllate, sono i soci delle società controllate. Il concetto di corretta amministrazione, poi lo troviamo nuovamente nell'articolo 2403, laddove si parla dei eh, doveri dei sindaci. Nell'esercizio della funzione di controllo di legittimità sostanziale che eh, eh, i, i, i sindaci devono esercitare, sono tenuti non solo a verificare che vi sia negli atti compiuti dagli altri organi sociali il rispetto delle norme di legge, ma anche il rispetto della corretta amministrazione. Quindi questo concetto di corretta amministrazione emerge anche nella norma che individua i doveri, gli obblighi che fanno capo ai sindaci. Bene, si è detto, è eh, a questo concetto di corretta amministrazione che occorre fare riferimento per individuare la fonte del dovere degli amministratori in situazione di crisi di attivarsi per eh, individuare i percorsi con cui superare o comunque comporre la crisi, eh, anche nell'interesse, tenendo conto dell'interesse dei creditori. Eh, quello che mi pare di poter rilevare rispetto a questa ricostruzione è che è una ricostruzione che pecca un poco di genericità, nel senso che è vero che il concetto di corretta amministrazione viene, eh, viene, eh, emerge nella disciplina del, dei gruppi ed emerge come forma di tutela di soggetti che sono esterni rispetto alla società, i creditori delle controllate, i soci delle controllate, però che dall'esistenza di questo principio di corretta amministrazione si possa desumere che gli amministratori, eh, a fronte di situazioni di crisi, devono dare carico degli interessi dei creditori, eh, dare carico magari anche in maniera prevalente degli interessi dei creditori, quindi adottare soluzioni sostanzialmente conservative, volte a conservare il valore, del patrimonio sociale, ecco, mi pare che eh, 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 cioè, ricavare da questo, da questo principio questa conclusione mi pare che comporti un qualche salto logico. Eh, altra tesi fa riferimento al principio di adeguatezza. Il principio di adeguatezza è un principio che eh, viene affermato, è stato viene affermato dalla Riforma come obbligo a carico degli amministratori. Gli amministratori sono tenuti a eh, definire, curare una organizzazione eh, dell'impresa che sia adeguata. L adeguatezza è adeguatezza sul piano organizzativo, sul piano finanziario, sul piano contabile. Eh, ed è compito dei sindaci eh, eh, vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società. Ora si dice che quando si verifica una situazione di crisi c'è un problema di adeguatezza della struttura organizzativa. Perché? Perché se eh, la, la ragione della crisi è una ragione di natura finanziaria, evidentemente la struttura finanziaria non è una struttura adeguata. Se è una, un problema di carattere produttivo, evidentemente è, eh, eh, la struttura è una struttura eh, organizzativa non adeguata. Verissimo, però questo serve semplicemente a fare capire che nel momento in cui si verifica una situazione di crisi, certamente c'è un dovere degli amministratori di attivarsi, a fare cosa? Beh, a, a cambiare le cose e quindi a fare eh, un'analisi della situazione dell'impresa, individuare un nuovo business plan che consenta di, 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 eh, di eh, diciamo, eh, riequilibrare dal punto di vista finanziario, organizzativo l'impresa stessa, però ci dice poco, a mio avviso, il principio di adeguatezza per quanto attiene invece il problema dei rapporti con i creditori. <coughs> Riferimenti più specifici noi li possiamo trovare invece in altre due disposizioni, che sono l'articolo 2394 e l'articolo 2486. L'articolo 2394 è la norma che regola nella società per azioni la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. Um,